una delle code più lunghe qui allo stand Xbox One al Tokyo Game Show 2014 era quella per provare Mighty No. 9, produzione tipicamente nipponica che rappresenta, se vogliamo, l'erede spirituale dell'indimenticabile Mega Man. Si tratta quindi di un action platform bidimensionale all'apparenza molto classico. L'abbiamo provato per un po' e dobbiamo dire che le meccaniche di gioco ci hanno sicuramente colpito. Oltre a dover stare attenti, diciamo, alle trappole disseminate all'interno dei livelli di gioco, è necessario muoversi con una certa coordinazione e sparare ai nemici che hanno dei pattern d'attacco abbastanza diversificati. Particolarità della produzione è quella, è la possibilità di eseguire una sorta di sprint che, una volta indebolito un nemico, ne assorbe l'essenza. Qui abbiamo potuto trovare tre tipi di essenza che, una volta raccolti dal personaggio principale, gli garantiscono un bonus di diverso tipo. C'è la possibilità di recuperare un po' di energia, di aumentare la velocità oppure la potenza di fuoco. Questo, diciamo, dettaglio, unitamente ad un level design che si complica ben presto, rende il titolo molto interessante per i patiti del genere. È anche disponibile un sistema di combo che quindi stuzzicherà gli amanti del light score e li spingerà a cercare di affrontare i livelli nella maniera più efficiente possibile, aumentando velocità e diminuendo i danni subiti. Mighty No. 9 si è rivelata una delle produzioni più interessanti qui di questo Tokyo Game Show, rivendicando, oltre al suo carattere nipponico, una grande vicinanza con l'eredità classica di un genere intramontabile.